I quattro fermati sono accusati dalla polizia di avere fatto parte del commando che ha sparato martedì allo ZN2 di Palermo contro Giuseppe Colombo e i figli Antonino e Fabrizio. Il provvedimento riguarda Giovanni Cefali, 62 anni, Nicolo Cefali, di 24 anni, Vincenzo Maranzano, 49enne, e Attanasio Fava, di 37 anni. Sono accusati di tentato omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Subito dopo la sparatoria, gli agenti della squadra mobile avevano fermato i fratelli Litterio e Pietro Maranzano, di 35 e 21 anni. A squarciare il muro di omertà è stata una donna che ha fatto luce sulla guerra che si era scatenata tra i due clan dopo l'arresto di Giuseppe Cusimano, ritenuto il nuovo boss del quartiere. Da quel momento sono saltati gli equilibri e la convivenza tra i due gruppi è diventata complicata. La donna, il cui contributo è stato fondamentale per la ricostruzione della sparatoria, è una familiare dei Colombo e adesso si trova sotto protezione. Ha fatto i nomi dei responsabili del tentato omicidio e ha spiegato anche il movente raid scattato dopo una lite in un bar, lite registrata dalle telecamere di videosorveglianza. Nelle ultime ore c'è stato anche il racconto di un altro testimone che ha reso ancora più chiaro il quadro degli indizi agli investigatori.